Sono passati 5 minuti accademici, ma non è un quarto d'ora, però possiamo cominciare. Direi che ci siamo. Anzitutto, buonasera a tutti e grazie di essere qui a questa presentazione. Io prima di fare qualsiasi cosa, cominciamo con una notizia. Ecco, una notizia purtroppo triste, ma necessaria, importante. L'altro giorno, dopo il TGR delle 8.45, negli ultimi secondi prima della chiusura, è stata data notizia di un naufragio al largo delle acque della Libia. Sono morte più di 90 persone, solo 4 persone sono sopravvissute. La notizia diceva che queste 4 persone sono state salvate, in realtà queste 4 persone sono state riportate in Libia. In realtà la Libia è morta, quindi era fuggita. E questa è la notizia, nel senso che è una notizia che poi non è una notizia. Cioè io l'ho sentita quasi per caso, è stata in pochissimi secondi alla chiusura del notiziario. Non è mai più stata ripresa, non l'ho sentita da nessuna parte. 90 persone, 90 vite che non ci sono più. C'è anche una bella notizia. Qualche giorno prima l'Ocean Viking, la nave di SOS del Mediterraneo, ha portato in salvo più di 150, e di queste 130 tutte erano in un solo gommone, che stava già affondando, era già mezzo sgonfio e imbarcava acqua. Tra queste persone c'erano anche 3 minori al di sotto dei 5 anni e una donna in avanzato stato di gravidanza che poi si è aggravata nei giorni successivi ed è stata poi soccorsa da un elicottero della Guardia Costiera italiana. Queste persone sarebbero sicuramente morte anche loro. Ecco, adesso invece sono in salvo. Grazie. Ecco, volevamo cominciare con questa notizia un po' per sottolineare l'importanza oggigiorno di un libro del genere e di un'iniziativa di questo tipo. Queste notizie che ormai passano inosservate, negli ultimi secondi, notizie di cui nessuno sente e che è una situazione veramente molto, molto dolorosa. Sottolinea questa nostra umanità in crisi rispetto a questa tematica. Adesso poi vediamo tutte le situazioni collegate a questo tema, sul perché, sul come, cosa sta succedendo, come mai siamo diventati così, l'evoluzione di tutto questo processo. Dunque, oggi stiamo qui a presentare appunto Al cuore della migrazione, questo libro che vedete qua. È un libro uscito con la casa editrice Astarte, una casa editrice a cui Carolina Paolicchi qua rappresenta questa casa editrice, una piccola casa editrice molto molto interessante che si interessa alla tematica del Mediterraneo, dei paesi sul Mediterraneo, questo mare che è un ponte tra le culture, che poi diventa anche non un ponte, ma purtroppo un ponte tagliato, ecco, un cimitero, tant'è vero si dice. Oppure, come dice all'introduzione del libro, si parla del Mediterraneo come una città abitata, perché ci sono decine di migliaia di morti in questo. Il presidente di SOS Mediterraneo, Alessandro Porro, parla di questa un numero che in cui insomma può riempire una città, una cosa molto dolorosa. Di solito si parla di un cimitero, invece Porro parla di una città, un numero che può riempire una città, quindi abbiamo una città in meno, insomma, nel mondo. Ecco,
questa casa editrice si interessa a questo bacino, a questo mare, alle sue culture e anche alle problematiche legate al Mediterraneo. Ecco, prima di iniziare con parlare di questo libro, della sua importanza, di cosa c'è, e rivolgere le domande alle persone giuste, cominciamo a una lettura, una parte del libro che è all'inizio, la dichiarazione dei poeti, una cosa a mio avviso molto importante. Prego. Allora, se volete avvicinarlo, no, facciamo forse anche a voce, così. I poeti dichiarano che nell'indefinito dell'universo sta l'enigma del mondo, che in questo enigma sta il mistero del vivente, che in questo mistero palpita la poesia degli uomini. Nessuno si può vedere spossessato dell'altro. I poeti dichiarano che la mutua compiutezza dell'universo, del pianeta, del vivente, degli uomini, può essere concepita solo in una orizzontale pienezza del vivente, quella maniera di stare al mondo per cui l'umanità cessa di essere una minaccia per se stessa e per ciò che esiste. I poeti dichiarano che andare, venire e allontanarsi dalle coste del mondo sono un diritto poetico, vale a dire una dignità che si innalza da tutti i diritti conosciuti, tesa a proteggere ciò che è più prezioso della nostra umanità. Che andare, venire e allontanarsi sono un omaggio offerto a coloro verso cui si va, a coloro da cui si passa, e che onorare la terra intera per i suoi slanci e i suoi sogni è una celebrazione della storia umana. Ciascuno può decidere tale celebrazione. Ciascuno potrà vedersi un giorno costretto a viverla o a riviverla. E ciascuno, nella propria forza d'azione, nella propria potenza d'esistere, deve prendersene la più grande cura. I poeti dichiarano che nessun rifugiato, richiedente asilo, migrante per necessità, espulso volontario, nessun profugo poetico potrà comparire in un luogo di questo mondo senza che abbia non un volto, ma tutti i volti, non un cuore, ma tutti i cuori, non un'anima, ma tutte le anime. Possa egli incarnare pertanto la storia di tutte le nostre storie e divenire così simbolo assoluta dell'umana dignità. I poeti dichiarano che le frontiere indicano soltanto una visione, una divisione tra ritmi e sapori, che non oppone ma armonizza, che separa soltanto per collegare, che distingue soltanto per riunire, che da allora nessun cerbero, nessun traghettatore troverà ragioni per vessare, nessun desiderio troverà ragioni per soffrire. I poeti dichiarano che il Mediterraneo intero è ormai il luogo di omaggio a coloro che vi sono morti, che sostiene dalle sue sponde un arco celebrativo esposto ai venti, alle più flebili luci, che in ogni lingua e in ogni canto scandisce tutte le lettere della parola accoglienza e che questa parola costituisce l'etica del vivere mondo, che lo sforzo è per ciascuno di noi nell'ordinario del quotidiano, che la lotta del singolo è la lotta di tutti, che la felicità di tutti lampeggia nello sforzo e nella grazia di ognuno, fino a delineare un mondo nel quale chi versa e si riversa sulle frontiere di quel luogo si trasforma da una parte all'altra dei muri e di tutte le barriere in 100 volte, 100 volte, 100 milioni di lucciole. Grazie. Io rinnovo il ringraziamento per la vostra presenza e molto importante di stare con questa dichiarazione dei poeti, perché abbiamo sentito i poeti che dichiarano, non mi ricordo il numero se 13 o 16 dichiarazioni, e uno dice: e che fa? Alla fine, cioè, non è una dichiarazione
di politici, di leader che può cambiare il mondo. No, è semplicemente questo fare quotidiano, questo fare la propria parte. Ecco, forse anche da questo possiamo, a partire da questo possiamo parlare dell'importanza di questo libro. È un libro che anzitutto è a cura di, devo dirlo, di Marta Ingrosso e Carolina Paolicchi, che è anche la rappresentante della casa editrice insieme a noi, e di Barbara Sommovigo, sono le curatrici. Sulla traduzione del libro poi verrò a parlare anche adesso, è una cosa molto importante. Ecco, è un libro che appunto in cui gli artisti, i poeti, i narratori, gli scrittori parlano. È un libro che include varie opere di arte, dalla fotografia alla scultura, ovviamente fotografati, alla pittura, al racconto, alla una specie di autobiografia, insomma, vari generi che si mettono insieme. Secondo me questo è un dato molto importante. Un libro che i suoi frammenti, perché sono piccoli frammenti, messi insieme, un mosaico che ci fa vedere esattamente cos'è la migrazione, con la M maiuscola anche, cos'è questo processo umano. Non voglio dire fenomeno, perché non è un fenomeno, è un processo umano. Questi piccoli frammenti, un viaggio, un arrivo alla spiaggia, al mare, una visita in uno studio di medico, insomma, racconti frammentati, ciascuno ha una propria identità, e messi insieme, appunto, questo, fanno una mappa generica, ci fanno capire cos'è la migrazione, nei suoi dolori, nelle sue sofferenze e anche nelle sue piccole gioie, nelle sue piccole insomma, vittorie, se vogliamo. In questo libro, che appunto non c'è soltanto infatti il dolore e la sofferenza, ma c'è anche questo richiamo umano, questa solidarietà di leggendo i frammenti, magari poi nelle letture vediamo alcune cose che riferiscono anche, ci danno questa speranza. Non è un libro che lo leggiamo e ci affliggiamo soltanto, sì, è così, è un libro che quando si legge ti marchia, veramente non puoi liberarti facilmente. Ogni storia è un impatto fortissimo con questa realtà. Però ci sono anche piccoli segni di gioia, di solidarietà che ci fanno un po' sperare. Un libro in cui la donna è super presente, molto, ci sono bambini che narrano, ci sono ragazzi, uomini, eccetera, però la maggior parte dei protagonisti è la donna sofferente, la donna coraggiosa, la donna che fa, che agisce, che subisce, eccetera. E poi l'ho scoperto poi casualmente che tutte le persone che hanno collaborato, almeno i presenti qua, sono donne. Quindi questo è molto importante, c'è da chiedersi perché, no? La sensibilità femminile non vuol dire, non pertenere niente a noi uomini, però insomma, vuol dire qualcosa. Ecco, è un libro di un altissimo valore letterario, perché chiaramente ci sono più di 60 di scrittori, artisti che hanno partecipato a creare questo libro, e ci sono scrittori di fama internazionale, scrittori arabi dal Nord Africa, scrittori africani, scrittori francesi, insomma da varie parti del mondo, del bacino del Mediterraneo, se vogliamo. Dunque, la prima domanda che vorrei appunto fare è a Carolina, e sull'importanza di questo libro. Cioè, anzitutto qua vedo alcuni dei miei studenti, li ringrazio, sono molto felice. È molto importante questo anche per gli studenti. Di solito si parla dell'università come
insomma, un luogo isolato, no? Che è lontano, non è del tutto sbagliato, ma non è del tutto vero, nel senso che ci sono docenti e ci sono facoltà, università, dipartimenti che si danno da fare per le questioni umane, per varie questioni appunto sociali, politici, umani. Uno di questi casi è proprio il caso di questo libro, che è nato nelle aule universitarie. Questo per me è un dato molto molto importante. Qual è l'importanza di questo libro? Ci sono molti libri sulla migrazione. Cosa si differenzia questo libro e come nasce, volevo chiederti, e anche ecco, volevo sapere come è stato questo progetto all'università, al di fuori dell'università, e perché avete deciso di scegliere questo libro e di tradurre. Grazie, mi ha fatto una domanda che sono una lista di domande in realtà, che sono tutte domande importanti per quello che è il nostro progetto. Intanto grazie a tutti di essere qua, grazie a chi gestisce il Cabrale, che ci ha dato la possibilità anche di essere di nuovo qua. Questo libro, come dicevi giustamente, allora, a Start Edizioni si occupa di Mediterraneo, quindi di tutte le culture e le individualità poi che lo abitano, cioè, quindi che abitano le sponde, in realtà, le sponde che costituiscono, si chiama a volte una città continua, cioè il Mediterraneo ha tutte le sponde che sono continuativamente abitate dalla Spagna fino all'Italia, Grecia, Turchia, fino al Marocco, in un certo punto poi si chiude alla fine e che continua all'infinito, e da queste sponde poi si delinea uno spazio centrale che è quello che è abitato da un altro tipo di abitante, che è quello che si muove, quello che viaggia, che fa gli scambi, che siano scambi commerciali, che siano viaggi, che siano spostamenti umani, come il processo della migrazione. Quindi quando abbiamo fondato la casa editrice, abbiamo deciso di parlare del Mediterraneo, abbiamo fatto nascere subito il progetto di Al cuore della migrazione, perché chiaramente parlando di Mediterraneo non potevamo non parlare di migrazione, e questo è stato proprio il primo progetto che abbiamo messo in piedi alla fine. Quindi abbiamo scelto da subito di lavorare con SOS Mediterranee, perché è un libro che nasce in traduzione, questo, perché l'originale è francese, l'editore francese ha selezionato i testi dei contribuenti, e noi abbiamo deciso di tradurlo e continuare questo rapporto di collaborazione con la SOS Mediterranea che si era creato già in Francia. Quindi è nato nelle aule, nel senso che è stato tradotto con i ragazzi del corso di laurea in traduzione. Quindi quello che è successo è che abbiamo deciso di mettere in piedi un tirocinio per questi ragazzi, che quindi avevano già studiato per un anno e mezzo traduzione, e con Barbara, che era la loro docente, che sono di laureati, abbiamo messo in piedi il progetto di collaborazione con i ragazzi. Quindi quello che loro hanno fatto è stato lavorare insieme a tutti i gruppi, o in modo collaborativo, individuale, di volta in volta, costruendo questa grande traduzione di un'opera collettiva. Quindi la pluralità di voci che si creava già nell'originale è stata moltiplicata dalla pluralità di voci che poi è emersa nel processo di traduzione, e è stato bello vedere come questi ragazzi e ragazze, anzi soprattutto ragazze appunto, infatti tante ragazze e un ragazzo, hanno cominciato anche a scoprire la loro voce di traduttrice e traduttori, e a scoprire la sensibilità che sta dietro e si esprime nella traduzione, cosa che non è scontata, perché nell'università c'è, ma non solo nell'università, diciamo, nell'istruzione si ha un po' questo andazzo del voler creare dei lavoratori, cioè si crea non un mestiere, non si crea un'arte, a volte quella di tradurre, ma si creano persone che andranno a lavorare, e quindi si spinge molto sul avere poi un impiego, sul fare un lavoro, sul farsi poi pagare, ma si perde poi il perché
di tutta questa operazione, perché vado a tradurre, perché scelgo un'opera, perché mi metto al tavolino a scrivere e traduco un'opera che parla di migrazione e non traduco le istruzioni della Bastiglia. Perché non sono la stessa cosa, mentre invece quando si è lì nel processo di studi sembra che alla fine sia poi tutto uguale, si fa tutto in modo corretto e che risponde a degli standard, ma poi si aiutano i ragazzi a capire perché stanno facendo questa operazione. E è stato bellissimo vedere come poi tanti ragazzi abbiano capito di nuovo il perché avevano scelto questo percorso di traduzione, che non è assolutamente un percorso lavorativo scontato anche, e nel capire quale peso abbia il mestiere del traduttore. Il mestiere del traduttore è quello, non che traduce una lingua, ma che porta una sensibilità, porta un significato, porta delle storie, porta un'etica anche, come nel caso di questo libro. E chiaramente è stato molto impegnativo poi lavorare con tanti ragazzi, che poi hanno fatto emergere appunto tanti sensibilità diverse, non è che sono arrivati e erano tutti dei cloni di se stessi, ognuno ha portato poi qualcosa e ha imparato cose diverse e è riuscito a esprimersi e scrivere storie in modo diverso. E poi molti ragazzi hanno collaborato su alcune storie anche delle ex studentesse, sempre di Pisa, che avevano scelto percorsi diversi, quindi ognuno ha portato anche la propria storia in questo libro. Però mi ricordo le altre domande che mi avevi fatto. La scelta di questo libro, no? Perché produrre questo libro? Cosa distingue? Sì, faccio una breve premessa. Questo non è l'unico libro che parla di migrazione del nostro progetto, chiaramente poi abbiamo continuato a parlarne e continueremo a parlarne in altre ore. Questa è stata la prima però. E quindi la domanda che ci siamo posti è stata: perché tradurre un'opera di invenzione, non tradurre un bel saggio che ci parla dei numeri dei monti del Mediterraneo, dei numeri della migrazione? E soprattutto a che titolo ne vogliamo parlare? Perché scegliere l'opera di artisti? Perché queste qua non sono testimonianze di migranti, queste qua sono opere artistiche che includono appunto anche immagini, fotografie, quadri. Quindi c'è una domanda che è centrale qua nel lavoro artistico, del perché io a che titolo racconto le storie degli altri. Come dicevamo appunto ieri mentre parlavamo